Direi che siamo live. Ciao ragazzi, oggi si inizia un nuovo walkthrough, o meglio, una nuova avventura nel magico mondo di Stardew Valley. Quindi direi di cominciare. New game. Stardew Valley è un gioco molto simile a Harvest Moon, non so se avete presente, nel quale impersoneremo un contadino, il quale vince, o meglio, eredita una nuova campagna, un pezzo di terreno appartenuto, se non ricordo male, a suo zio. Comunque, creiamo il nostro personaggio. Ok. Diamo un nome alla nostra fattoria. Vediamo, possiamo chiamarlo. Pam, pa, 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 pa. Allora, Wonderland, dai. Carina così, dai. Incominciamo. Infatti, è con il nostro zio. Non sono Nino, più che altro grandson, quindi siamo nipotini. Grazie nonno, che ci dai questa busta sigillata. Va bene, non l'aprirò ora, avrò pazienza. Ascolta, avvicinati. Verrà un giorno quando sentire male dai problemi della vita moderna. E sentirà un grande vuoto all'interno del tuo spirito luminoso. Sarà venuto quel giorno, sarai pronto per questo dono. Va bene, quindi potremo aprire la busta. Ora lascia il nonno riposi 20 anni dopo. Ah, ci abbiamo perso tempo. Al lavoro. Hoya. Genas Tribe. Terminato. Che carino, c'è Buzz Lightyear. Ed eccoci qua, con i nostri bei capelli. Ah, dietro un cadavere. Ah, stanchezza, sì, ti capisco. Beh, direi che è il giorno di aprire questa busta dopo 20 anni. Caro Atelier Cove, se sento questa busta vuol dire che hai bisogno di un cambiamento. La stessa cosa accadde a me tanto tempo fa, quando avrei perso gran parte della mia vita. Collegamenti con la gente, insomma, i rapporti con la gente e la natura. Quindi ho lasciato tutto e mi sono spostato in un luogo dove realmente mi sento a casa. Messo vicino in quel posto e il mio orgoglio, la mia gioia ed era la Wonderland Farm. Si trova a Stardew Valley, nella costa sud, e
è il posto perfetto dove cominciare una nuova vita. Questo era il più prezioso regalo e ora è tuo. Ora so che onorerai il nome della famiglia, ragazzo mio. Buona fortuna. Con amore, nonno. PS. Se Lewis è ancora vivo, di ciao da parte mia. Per favore, lo farai? Certo, nonno. Va bene. Ok, nonnino. Grazie per l'eredità e questa nuova vita, che spero di onorare al meglio. Quanto adoro questi giochi in pixel art, ragazzi, non avete idea. Poi questi gestionali mi piacciono. Stardew Valley 0.5 miglia. Ciao uccellino. Oh, ciao, devi essere Azzeco. Sì, sono io. Che una butta bella. Come accoglienza non c'è mai, dai. Sono Robin, la carpentiera locale. Il sindaco Lewis si è mandato qui per te e mostrarti la via per la tua casa nuova. Esattamente, lui si trova lì in quel momento e mettendo le cose a posto in attesa del tuo arrivo. La fattoria è proprio da quella parte e se vuoi seguirmi, va bene, già ti seguo. Ah, che bel posticino, un po' da sistemare però. Questo è Wonderland Farm. Mamma che casino, sì, ti capisco, figlio. Che succede? Ah, vero, c'è un po' di sterpaia, ma con un po' di lavoro potrei sistemare tutto sto casino. Con un po' di impegno riuscirei sicuramente a ripulire tutto in poco tempo. Credici. Vabbè, dopo 20 anni effettivamente. Ed eccoci qui, la tua nuova casa. Questo dovrebbe essere Lewis. Sì. Ah, il nuovo contadino. Ciao. Benvenuto, sono Lewis, il sindaco di Pelican Town. Lo sai, tutti sono stati farmi domande su di te. Non credo tutti i giorni che qualcuno venga qui. È davvero un grande evento. Quindi, ti stai spostando dentro al cottage del tuo nonno. È una bella casa, molto rustica, si vede. Rustica? È un modo di metterla. Direi arrugginita, anche perché potrebbe essere decisamente più adatto a mio modo di vedere, dice Robin. Non essere così rude. Non ascoltare la Zeri, sto soltanto tentando di farti diventare insoddisfatto, so, così tu puoi comprare una delle sue case, vabbè, di upgrade per le case. Ah? Sei sgamata. Comunque, devi essere stanco dal lungo viaggio. Meglio che ti riposi. Domani potrei esplorare la città un po' e poi presentarti. La gente della città apprezzerebbe. Ecco. Oh, quasi dimenticavo. Se hai qualcosa da vendere, mettilo nel box lì e io verrò durante la notte per collezionarlo, per raccoglierlo. Mizzica, è notte. Ma te a dormire, figlio mio. Comunque, buona fortuna. Grazie. La carpentiera non ha fatto fortuna. Si è dovuto andare, infatti. E il gallo canta. Sì.
Saving. Ok, eccoci qua. Buongiorno. Che cazzo? Ok. Oh, un pacco regalo. Di semi. Ok, 15 semi. Grazie, sindaco Lewis. Vediamo quando dice il meteo. Ah, meno male, ci sarà bel tempo. Vediamo dice l'oroscopo. Ah, meno male, sono di buon umore. Avrò un po' di fortuna extra, buono. Doppio uso, interessante sta cosa. Vediamo sistematina. Per il legno invece che serve? Che devo utilizzare? Boscamento va sempre bene. Ok. Ma devo ripulire qui, aspetta un attimo. Questa cosa. Ok. Roba, perfetto. Chop wood. Ah, ecco, per rompere il legno ci vuole questo. Vero, perfetto. Oh, perfetto. Ok, direi che è bene cominciare a allora, per un piccolo campicello per seminare qualcosina. Ah, se tiene pure roba facendo queste cose.